Facciamola veloce. Questa non è una gag, va fatta veloce. Allora, signore e signori, buonasera, siamo i gemelli Fortunato e Insomma. Io sono Fortunato. Io Insomma. Allora. Allora. Siamo nati così. No. Allora, non siamo nati così. Siamo gemelli siamessi, siamo nati così. Non siamo siamessi, siamo messi male, ragazzi. Vi spiego io come siamo nati. Allora, sì. Io mi ricordo... Ecco, vedi, zitto, c'è una canzone. Dimmela. C'è qualcosa di grande fra di noi. Ascolta. Non è il momento di cantare. E tira un pochino indietro dove sta a fare. Ecco. Visto? Allora, signore e signori... No, la ride, signorina, mi piacerebbe vederla al mio posto. Vai. Anche a me! No, allora, vieni. Aspetta! Maremma cane! Allora, quando siamo nati, sì. Sono nato prima io, mi ricordo. Sì. Come si chiama la ricchiatera fuori bambini? Ma la pediatra. La pedofila. Ma che pedofila? Ah, no, quella l'infila. No, ma che. Allora. Come si chiama? La dentista. L'odontoiatra. No. Come si chiama la tira fuori? Dio buono, signora, ce lo dia prima, lo stetri. Piglia per il culo. Lo stetri, andiamo dai. Insomma, praticamente c'è lo stetri. Ti può stare anche fermo. Allora, viene c'è lo stetri. No! La potenza è nulla senza controllo. È dura. Allora, praticamente... Per primo sono nato io, sì. E l'ostetrica, giusto, signora? Sì! Sì, l'ostetrica, la mi tirò fuori, la disse, madonna, bellino sto bambino, vai, vai, tra, e la mi mise sui fasciatoio a bocconi. Sì. A un certo punto sento uno... Pa! E sono nato io. È nato lui, mi hanno buttato di pancia. Ecco, allora noi siamo qui perché si cerca qualcuno che... Un mago, qualcuno che ci possa dividere. No, ma... Sì, io voglio dividermi. No, io no. Io non si può fare nulla. E invece sì. E che si fa? Io faccio un monte di sport. Io no, meno mi muovo e meglio sto. Io sono campione europeo. Non ce ne frega nulla, guarda, lui è campione europeo, signori. C'è poco da sono campione, voglio non sapere di che. No, non me ne frega nulla. Sì, sì. Vi sì. Interessa sapere che campione europeo è? Sì. No. Allora. Sì, sì. Dula hop. No, fermo. No. Sì, si allena 3 ore al giorno, è un macello. Come dai una bocca allo stomaco, gli do un cazzo. Allora, non si può fare nulla, non si può lavorare, non si può si fa lavorare, ci sa anche il lavoro. E che lavoro si fa? Le file alle poste. Le file alle poste si comincia a noi. Le file si comincia a noi. A questo punto. E poi aspetta! No, c'è? Fermo! Che porca miseria, fermo! Che ti ha fatto? Aspetta, mi squilli il telefono, non rispondi. Mi ecco, tu me l'hai fatto ascare, maremma cane. Raccatta. No, guarda, per piacere, non me lo raccatti te. No, Ma come? C'è anche il proverbio. Che proverbio c'è? A chi fenti, a chi ti casca, allora accade. No, questo... il terzo telefonino non messo. Dai, raccata. Non è possibile. Ti casca la roba, non raccata. Non raccata. Ehi! Me lo può raccattare, mi piace. Se tu lo ti giuro, ti metto nella che tuta. Che sei, te merde così, a chi fenti? Ma che ti metto nella tuta e si va sul ponte del diavolo. Distretelo, raccatto. Dai, raccattare. Maremma mia. No! No! Ma dai, merda anche ma io! Ma che sei lui? No! Si è messo d'accordo con lui? No! Eccoci, che è successo? Che è una salamella! Mi è cascato un salame! E che tu c'ha? Salame in tasca! Meglio in tasca che in culo, eh! Via! arrivederci! Arrivederci! Aspetta! Dai, come si fa? Vediamoci lì! Spogliamoci qui! Aspetta! No, ecco, a questo punto... È finita, sta gag me la sono levata un po'. Insomma, io l'ho messa. Allora, a questo punto noi... Aspetta, stai fermo. Sì. Sono da fatto. Dai. Ora si rifà tutto a capo. Oh. Il macello, ecco, vedi. Maremma. Ora vi si spiega come mai, è tutto uno spiegare, vi andate a casa. A che punto siamo? Non sai, madonna, una cultura davvero generale e incredibile. E che ci fa? Ci siamo incastrati. E che non si deve fare? Ci siamo incastrati, ma ci vorrebbe un carzolaio. A che punto siamo? Ecco, siamo al punto che ora noi vi si vuole spiegare. Sì. Che... Oh. Si può fare un omaggio, sì. Un omaggio veramente ai nostri, andavo via. No, sono qui. Levati la tuta. Non mi viene. Allora, praticamente si può fare un omaggio ai nostri nonni, perché noi siamo convinti che se ci riesce a dire qualche bischerata è grazie ai nostri nonni che ce l'hanno insegnato. Perché sono nonni veri, madonna, portatori sani di comicità. Sicché ora bisogna un attimino entrare nel personaggio. Senti, ecco, il mio nonno c'aveva la maglia ai lana, così sono rovinato. Maremma maiale. Ci serve una seggiola.
Io dimagrisco un chilo di... Una seggiola! Aspetta, ce l'hanno rubata, vedi? Allora, ecco, sapevo io. Come si fa qui? Come si fa? Tu c'hai tutto te. Io c'ho il gilet, grazie. Sì, guarda che culo, sono... Gli ultimi della fila, un applauso! Bravi! Maremma maiala! Bravi ragazzi! Beati voi, Pussai, giovane. Ora si fa la magia di teatro. E il suo nonno c'aveva il corpettino estivo, il mio c'aveva la maglia di lana. E lei è una questione di fortuna. C'è chi va davanti e chi va di dietro. Le scrivo io. Bene, che c'è anche il cappello? Ecco. Allora, è aspetta. È un avanzo, gli manca un cappello. Guarda un po', guarda. Sì, questo è lì. La fatica bestia. Questo è il mio, questo è il tuo. Aspetta, questo è il tuo. Questo è il mio. Il cappello. Il mio nonno c'aveva. Il mio nonno c'aveva questo. Mio nonno gliela senza cappello. Questo le fanno. Era un partigiano tu? Sì. Maremma maiala. Eccoci, è quello che guarda. No, perché i nostri nonni sono quei nonni un po'. Quei nonni toscani che stavano tutti i giorni. Ai ai, che fatica. C'è un fischio. Che stavano sulle panchine. Che stavano tutti i giorni davanti al circolo. Sì. E stavano in compagnia di un fiasco di vino. Non ci sa la bottiglia, ma è uguale. Ecco. Fammici fa compagnia un po', cambia. La nazione, ecco. O il resto di Carlino.